Ecco qua ragazze, una torta è fatta. Adesso faccio i pasticcini e poi la crostata. Adesso la metto subito in frigo, così non si smonta la panna, e faccio l'altra. Cosa devi dire, te, qualcosa? Dai! Secondo me non è buona. Dai, dai, tanto non la mangi neanche te. Ah no, anche nessuno la mangi te. Via! Partiamo con la... Sembra una faccia, Silvia, guarda. Levati! Guarda, gli occhi. Sì. Ecco qua ragazzi, scusate il casino, ma insomma qua è tutto macello. Adesso io prendo la frutta, dopodiché li metto sul vassoio dei pasticcini che ho preso l'altro giorno, quelli in cartone. Ecco qua ragazze, io ho terminato con i pasticcini, adesso li metto nel vassoio e ci vediamo tra un attimo. Ho terminato, sono stanca morta e ancora devo pulire tutto. È la una di notte perché io ho dovuto stoppare il mio lavoro in cucina perché oggi era il compleanno di mia suocera, ha fatto 75 anni e gli ho fatto una festa sorpresa.
Perciò ho mollato qua, sono tornata a casa alle 11:30 e ho continuato. Ora devo riordinare la casa e sistemarla perché c'è un disastro, ragazze. Andrò a letto tardissimo, però d'altronde quando ci sono i compleanni non puoi fare le cose 2 o 3 giorni prima. Devi farle il giorno prima o il giorno stesso, insomma in base un po' a quello che devi fare. E niente, questa qua è una macchina insomma fatta un po' così, insomma niente di che. Ho scritto Ricky, invece ne ho altre qua, 4, almeno così una cosa diversa dall'altra. Viene adesso la copro, la metto in frigo e riordino tutto e spero di andare a letto almeno per le 2:30. Spero. Aspettando che vengano tutti a fare la tua festa. La mamma cosa c'ha oggi? La fe? La febbre alla mamma oggi, febbre. Vero? Poverina. Cosa ha fatto la mamma? Tante? Torte! Sordito! Stiamo aspettando che arrivano tutti, io sono uno straccio perché stanotte secondo me non mi sono provata la febbre, ma secondo me avevo intorno ai 38. Adesso la stamattina 37,2 non scende, sono, ieri avevo mal di gola, sono leggermente raffreddata. Buongiorno ragazze, lunedì 19 febbraio e dopo la festa il delirio, c'è un macello ragazze. Io ieri non ce l'ho fatta sistemare niente, ero troppo stanca, quindi adesso oggi ci si mette, si riordina tutto, c'è un macello, casa sporca, tutto da sistemare, quindi ci mettiamo a lavoro e sistemiamo tutto. Non sono neanche in forma però. Dai, piano piano, adesso faccio colazione, poi dopo mi metto a sistemare un po' e sistemiamo tutto insieme. Prima colazione però, mangio un pezzo di torta. A dopo, ciao. Beh ragazze, era inevitabile stamattina colazione con un pezzo di crostata, visto che comunque è avanzata, un po' distribuito, però mi è rimasto un bel tocchettone grosso di crostata, un piccolo tiramisù, quindi oggi è crostata.
Bene ragazze, io lascio qua la camera e inizio a fare il riordino perché mi sta venendo veramente l'ansia. E perdonatemi, ho su un maglioncino gigante perché sento ancora freddo, non sto per niente bene, infatti si sente qua la voce nasale. Però visto che mi sono sfebbrata, ho detto adesso mi do da fare perché sennò non lo faccio più, perché stamattina sono rimasta a letto un pochettino di più proprio per sfebbrarmi e adesso devo riordinare, mamma mia, aiuto. Basta, basta parlare, incomincio. Che va nella scatola di Cordi, ho una scatola di Riccardo e una scatola di Christian dove ho messo tutte le loro candeline, quindi questa qua la mettiamo da parte sicuramente.
ragazze, siccome ho il telefono vi dico cosa faccio, perché ormai vabbè, bene o male ho fatto tutto, devo tirare giù questi festoni, quindi adesso prendo la scala, tiro giù tutto, vabbè poi dopo devo dare una bella lavata per terra, riordinare tutti i regali di Riccardo, quindi i festoni qua e anche di là, e poi dopo insomma si riordina ancora un po' qua perché ho ancora un po' di avanzi, ho delle cose da mettere a posto, ma lo faccio un secondo momento perché adesso voglio più che altro togliere il grosso, poi di fino farò tutto anche un po' domani perché non sono ancora in forma, cioè mi devo prima riprendere bene perché sennò c'ho un mal di testa ragazze che la sinusite mi è venuta, quindi aiuto. E adesso ho preso anche il Fiumicil perché veramente non ci sta più dentro, adesso vabbè tolgo queste e poi devo portare su le sedie doppie, quelle là in legno, e le porto su nel cappuccino, devo dargli una pulita, quindi tiro giù i festoni adesso, dai ci vediamo tra poco. Ok ragazze, festoni tolti in cucina e adesso li metto via questi qua. Scusate, questi qua li tengo, quelli in sala li butto, adesso tolgo questi qua in sala siccome sono abbastanza insomma usati già al secondo compleanno, insomma non tanto un po' rovinati, si buttano via. Tengo i palloncini, tengo i nastri, che questi nastrettini qua possono sempre essermi utili. Festoni, siccome ne ho anche degli altri uguali, nuovi, quindi li butto via perché li ho già usati 3 volte, quindi basta. E poi vabbè, ho lasciato qualche palloncino qua per i bambini che magari ci giocano un po', poi alcuni li ho dati altri bambini via. Questo qua lo mettiamo, se so che. Grazie, io ho terminato, vedete la persiana chiusa perché adesso sto per uscire. E vabbè, il grosso è stato tolto, poi dovrò riordinare ancora molto, però perlomeno ho tolto tutto quello che era il grosso da riordinare, poi più tardi o anche domani, insomma, sistemo il resto. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazze, ciao ciao ciao. Bene ragazze, questo video è terminato. Se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un bel pollice in su e se non siete iscritti al mio canale, cosa aspettate? Iscrivetevi! Per adesso io vi saluto, vi mando un super mega bacione e noi ci vediamo al prossimo video.